abbiamo promosso questa iniziativa che culmina oggi con l'estrazione dei biglietti finali della nostra piccola lotteria, per cui diciamo vinceranno dei premi da spendere all'interno di tutti i nostri negozi che hanno partecipato all'iniziativa. Quindi ora dei bimbi resteranno a sorte dei biglietti, i numeri dei biglietti vincenti, e così andremo avanti intero fino a tutte le situazioni. Sapremo oggi finalmente chi avrà il piacere di vincere questi premi. Passa la parola a Antonella. Grazie. Buongiorno a tutti. Io la prima cosa saluto ovviamente, ringrazio i presidenti di Ali e da Cera che hanno strettamente collaborato con me, con l'amministrazione, per la realizzazione di questo evento, che anche se è stato realizzato in tempi brevissimi ha avuto un'ottima riuscita. E da oggi effettueremo questa estrazione, quindi chi ha oltre 100 attività hanno partecipato a questa iniziativa, quindi chi avrà il diritto vincente avrà la possibilità poi di spendere queste somme. Abbiamo molti premi di circa 44.000 euro, giusto? E avrà la possibilità di spendere queste somme nelle attività che hanno aderito all'iniziativa. Noi come amministrazione siamo pronti già ad altre iniziative, già da domani continueremo a lavorare per il territorio, quindi a incentivare le attività turistiche di Mera. Già da lunedì partirà lo sportello telematico per i finanziamenti indirizzati sempre alle attività del territorio, le attività commerciali. E quindi niente, siamo qui ogni giorno a disposizione dei nostri concittadini, insieme all'amministrazione e a tutti voi. Grazie. Partiamo con l'estrazione. Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Aprile, rappresento i giornali. Con orgoglio abbiamo partecipato insieme alla CEA, l'amico Roberto, per far sì che il tessuto produttivo calabrese abbia veramente una ripresa, perché è quello che ci auguriamo tutti quanti. Ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale che ci hanno dato la possibilità di avere a disposizione, da quando sono considerati 25.000 euro a disposizione, di tutte le attività produttive. In particolare ringrazio l'assessore Antonella Bai, perché veramente ogni giorno dedica passione, anima, cuore, ed è sempre presente per ogni situazione, ma a qualsiasi orario, quindi la ringrazio veramente di cuore. Roberto, te con te? Niente, siamo giunti all'atto finale di questa lotteria. Anche io ringrazio l'amministrazione in particolare, perché grazie al loro contributo abbiamo potuto avere la pista di ghiaccio, insomma, che è stato il volano di tutta questa attività iniziativa, no? Ringrazio gli amici di Ali, in particolare mi preme fare dei nomi, in particolare perché ci siamo impegnati abbiamo tolto del tempo alle famiglie, al lavoro, in particolare a Caterina De Sanis, a Mario Caezza e a Fabrizio, insomma siamo stati i quattro sul campo presenti insomma, dalla mattina alla sera. Qualche errore sicuramente è stato commesso, perché naturalmente chi fa sbaglia sempre in qualche cosa. Cercheremo di copiare anche con, sperando nel contributo, nel consiglio, di qualcuno che ci può dare l'aiuto, perché qualche errore magari ci metterà stato, ce ne scusiamo in altri modi. Possiamo sempre migliorare, quindi andiamo avanti. Ah, un'altra cosa, mando un abbraccio veramente affettuoso ai nostri colleghi che sono a casa con il Covid, quindi ci tengo a salutarli e abbracciarli virtualmente, perché comunque è un brutto momento, ma ne usciremo. Grazie. Allora, prima di cominciare e poi andiamo avanti, vogliamo attimo spiegare effettivamente, perché giustamente diceva, no, che magari durante le iniziative sicuramente si possono migliorare, quindi sicuramente qualche errore è stato fatto, però
insegniamo a pensare come inserirà la distrazione che qui alle nostre spalle, vedete delle spalle con dei controlli. Per far sì che si spiegano i neurodemoni, perché è un attimo che mi sposto, voglio chiamare prima Mario Lorenza, che è il tecnico della lotteria, visto che è la sua, per spiegare al meglio allora, sì, come funziona. Sarò rapidissimo, chiunque ha ricevuto un biglietto sa bene che ha un codice formato da una lettera e quattro numeri. Noi abbiamo fatto in questa maniera: per le lettere abbiamo usato il bussolotti dove all'interno c'è ogni singola lettera, e per i numeri abbiamo fatto la stessa cosa, cioè troverete sempre il bussolotto con il singolo numero. Quindi ad ogni numero, a ogni bussolotto corrisponde la cifra completa. Voglio solo segnalare che vedrete in alcune occasioni che noi a metà sorteggio potremmo annullare quel sorteggio. Non lo facciamo per nessuna ragione particolare, ma semplicemente perché abbiamo deciso di premiare solo i biglietti che sono stati realmente consegnati, così che il montepremi realmente circoli sul territorio. Quindi laddove ci dovessimo rendere conto in fase di estrazione, infatti abbiamo lì tutte le matrici dei blocchetti, laddove ci dovessimo rendere conto in tempo reale che per quell'estrazione il biglietto non è stato emesso, lo annulliamo e ne facciamo un'altra, in modo da essere sicuri che ci siano dei vincitori reali e che i premi realmente vadano poi sul territorio. Questa è la nostra intenzione, quindi se vedete qualche estrazione annullata non vi preoccupate, non c'è nessun imbroglio e nessun inganno, è proprio perché vogliamo che ci sia un vincitore reale. Grazie. Perfetto. Allora, possiamo fare inizio. Per i premi un pochino più importanti, perché se no i bambini a un certo punto si stancano. Esatto, perché stiamo partendo dagli ultimi, allora con i meno importanti li facciamo fare i personaggi meno importanti, e i bambini che sono i personaggi più importanti sono stati pochissimi. Allora, faccio un pochettino una tabella, ci sono 26 premi a disposizione. Sono divisi in questa maniera, sono 14 premi da 50 euro uno. Francesco, mi dà un attimo un blocchetto da fare che faccio vedere niente, che praticamente appena esce la lettera vediamo. Sono fatti in questa maniera, all'interno sono dei buoni da 10 euro spendibili in tutte le attività che hanno aderito, e questo lo renderemo pubblico ogni volta per far sì che ogni attività che abbia questo tipo questo. Nelle attività che dovrebbe avere questa locandina, solo in quelle si possono spendere questi buoni. Questo ce l'abbiamo concederemo su tre altri. I buoni sono fatti in questa maniera, si possono, ognuno c'ha 10 euro, possono essere trappati, se non segnala il commerciante o l'esercente, l'esercente vi darà quello che vuole. Perfetto. Allora, sono 14 da 50 euro. Poi abbiamo 5 da 100 euro. Abbiamo 12 premi da 50 euro, 5 premi da valore di 100 euro, 3 premi da valore di 150, 3 premi da 200, un premio da 350, uno da 500 euro e quello finale da 1000. Questi sono i premi. Sì. Quindi possiamo cominciare? Allora, questa è la prima pallina estratta. Siamo attenti a noi, stiamo cominciando, grazie. Allora, lettera. Lettera. Poi dopo fai tutti. Sì, ma dopo si fa. Ah, ci stanno 12 premi da 50 euro, la voglia a fare. La pizza si chiama, ma non la forse non c'è la mia. Ecco qua. Qui conviene scrivere quello che abbiamo fatto, perché non lo posso ogni bottino. Mettiamo il codice poi. Mettiamo il codice. No, ma non lo faccio io. Lettera C. Lettera C,
Vai, questo è il primo numero. 2. Numero 2. 5. Numero 2. Bellissimo. Seconda scala. Uno.
Già sappiamo che entra in pagare? No, 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 era perché stava venuto, lo sappiamo, perché stava venuto. Perché stava venuto? Punto Carni Rollo, è stato dato il biglietto da 50 euro. Procedo? Vai, procedo, vado veloce. Preso la mano, penso sia la I, giusto? I, lettera I. Quindi F0. F0. Ok.
6. Zero.
a quel Vicento massimo 30, ma dai.
conta quanto più che stanno a spedire. Conta, no, contare, conta le prima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E allora vedi allora se sono 13 o 14? Se sono 6. No, 13 o 14? Allora basta lo 0, cercate la palla con lo 0. Thank you.
codice A0742 consegnato dal MAST in omaggio un buono da euro 50 e con questo abbiamo completato i buoni da 50 euro. Cominciamo con quelli da 100 euro. Sono 5 stazioni adesso. Di Bologna. Scusate, se gentilmente poi non si parla proprio perché ci hanno avvisato che la diretta c'è molto bocciata, quindi soltanto le voci loro, così siamo perfetti, giusto? Non per me è una questione di... Zero. Sì, zero.
Modena. Thank you.
1756 consegnato da Vito De Santis. Allora, adesso si comincia. Vado Mario, vai, lettera. Aspetta, Mario. Aspetta, si spiega come si aspetta la presenta adesso. Allora, vi spiego un'altra volta per chi si fosse Mario, c'è un po' perché funziona. È meglio funziona. Sono tutti. Fate la stessa.
è stronziato, ma vuole sempre Palermo 0401
B di Bologna 0530, C di Como 0180, Q di Quaderno 0515, A di Ancona 0742. I buoni da 100 euro sono stati vinti dalle seguenti codici: B di Bologna 0415, F di Firenze 0734, M di Milano 1195, Q di Quaderno 0711, I di Imola 1756. I buoni da 150 euro sono stati vinti da H di Hotel 1025, E di Empoli 0851, O di Otranto 1751. Ora tocca ai tre premi da 200 euro. Prego signorine. Due. Due? Vai.
fai? Ti prendi adesso la primo scatolo. Prendi da qua. Da Luca quello di destra. Prendi da qua. Prendi da qua. Uno. Allora, H di Hotel 1. Belli e Monelli, vince il
premio di 200 euro. Terzo e ultimo premio sempre di 200 euro. Thank you.
approfitto per cominciare a ringraziare tutte le attività commerciali che hanno partecipato all'iniziativa, visto che dobbiamo fare la verifica dei numeri. Allora, Acconciature Maschili Brizio, Agraria Giannuzzi, Artomar Elettrauto, Arte Studio Moda, Assicurazioni Generali Italia, Assi 4, Atelier del Benessere, Ati Service, Bar del Corso, Black Mamba Tattoo, Bodeghita, Bruno Piante e Fiori, Caffetteria Raggi, Calzoleria Moderna, Celiachia Home, Centro Estetico Ayurveda, Centro Estetico Balisan Tattoo e Piercing, Charme Estetica e Benessere di Lena Marangio, Chicchi e Coccole, Cooperativa Polemò, Cuccioli e Coccole, Viva e Divina, M2, Estetista Adamo, Euronix, Eurospin, Filippo Panaro, Freestyle di Manuela Verri, Goggi Sport, Hamburger Caravan da Carmelo, I Vizi degli Dei, Idea Risparmio, Il Dado Gira, Imperial, Infinity Caffè, Calais, La Luna Blu Pizzeria, La Rustigheria, La Super Cornice, La Valle Fashion, FG Impresa di Pulizia, Macelleria Matai, Macelleria Perrone, Macelleria Scarcia, Macelleria Ricciardi, Magazzini Candelieri, Maritens, Martina Benessere e Bellezza, Merceria Ricamo e Cucito, Mast, Natura Amica, Nonno Felice, NS Informatica, Orafo Leone, Ottica Montinaro, Panetteria La Salentina, Parrucchiere Adamo, Parrucchiere Fabrizio Cinque Lire, Parrucchiere Francesco, Petrachi, Pizza del Sol, Pizza Art, Print Service, Pro Shop di De Carlo Biagio, Quadricolor Point, Restart, Rosato Calzature, Salento Ottica, Sanitaria Bruno, CNC, Stefania Veri, Studio Tecnico Antonacci Alberto, Studio Tecnico Francesco Lenfons, Tabaccheria Cubano, Tabaccheria Luilla, Tipografia Castrignano, Vesuvio 3, Vito De Santis, Volta la Carta, Punto Carni Rollo, Macelleria da Maurizio, La Piramide, Dimensione Sport, GM Foto, Belli e Monelli, Brixia, Bolle di Sapone, Forno di Nonna Lucia, Bar Cab, Ballarina, Colosseum My Style, 12 Re, Paperoga, Amor di Latte, Pellea Abbigliamento, Merceria Valentina, Francesco Frutta, Soluzioni Pratiche Automobilistiche, Officina di Don Francesco, Andrea Buttazzo, La Cava Verde, Oasi Fitness, Conte Parrucchieri, Bazzar dell'Artigiano, 900, Lala Express, Alcomas, Supermercato AEO, Lavanderia Annalita, Total Look e Multicar Service. Grazie a tutti voi. Prego. Possiamo fare un applauso a questa attività che hanno contribuito. Grazie. Allora, per il premio da 500 euro ripartiamo seriti. Perdonatemi, sì, la lettera l'avevamo già fatta, era la Q.
biglietto serie Cuni Quaderno 0114 è stato consegnato da Calzoleria Moderna che vince euro 500. Andiamo avanti, giusto? Sì, l'ultimo da 1000 euro. Visto che è l'ultimo, facciamo la prima scolare perché è quello più importante. 1000 euro e poi di spesa da 10 euro. Vincente per voi da 1000 euro è stato vinto dal biglietto con serie Idimola 1611 offerto da Francesco Frutta e faccio presente che sia per questo biglietto vincente che per alcuni altri biglietti vincenti non è stato messo, è stato consegnato, ma non è stato segnato il nome e cognome della persona che ha vinto. Quindi l'unica possibilità per entrare in possesso di questa vincita è se ci portano il biglietto vincente, mentre per gli altri dove risulta nome e cognome, chiaramente provvederemo noi a contattarli direttamente. Va bene? Faccio il riepilogo solo degli ultimi tre codici vincenti. Quindi biglietto vincente da 350 euro. Spieghiamo anche perché, visto che c'è il nome con il numero di telefono, l'esercente o il commerciante ha la responsabilità di quello che ha scritto. Quindi sicuramente non cerchiamo al commerciante per consegnare il premio. Dove non c'è il premio, con legge di Mario, fa fede soltanto il biglietto. Cioè, allora, biglietto da 350 euro, vincente buoni da 350 euro, serie F0710, consegnato da NS Informatica, buono da 500 euro, vinto con il biglietto serie Q di Quaderno 0114, consegnato da Calzoleria Moderna. Il buono da 1000 euro è vinto con il biglietto serie Idimola 1611 consegnato da Francesco Frutta. Grazie. Saranno tutti quanti pubblicati sulle pagine delle associazioni. Un ringraziamento vorrei rivolgerlo a Radio OK per la presenza di dove avete potuto servire la diretta. Grazie Davide. Comunità Radio Universo, comunità. Allora chiudiamo. Ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato anche stamattina, quindi a tutti i componenti di Ale e di Acea, al sindaco, all'assessore, alle sue splendide figlie
e chiaramente a Davide, perché è sempre presente nel nostro ambiente, e a tutte le persone che hanno partecipato. Detto questo, troverete sia la registrazione e sia tutti i numeri sulle pagine di Radio Chieri, Io Compro la Nera, sulle pagine Facebook di Ali e sulle pagine di Acea. Qualsiasi situazione potete interpellare la sede di Ali, che è della mia persona, presso il parrucchiere Fabrizio 5000. Detto questo, buona domenica e buona spesa a tutti. Oh, my God.